Buongiorno, siamo nella piazza di Gran Michele. Continua il nostro impegno per lo sviluppo di Gran Michele dopo una settimana dal voto di Gran Michele. Volevo intanto ringraziare le 225 persone che con il loro voto mi hanno dato la fiducia. Onorerò l'impegno in consiglio comunale attraverso le mie idee, i miei pensieri, le nostre idee, i nostri pensieri con un pensiero critico e costruttivo. Faccio gli auguri a chi ha vinto. La democrazia è questa, è una bella cosa la democrazia, appassiona, coinvolge i cittadini, è un'esperienza straordinaria, anche questa per me è stata un'esperienza umana straordinaria. Ora, al di là del fatto che si vince e si perde, però si conosce, si entra nell'intimo delle case, delle persone, nelle speranze, nelle paure, nella fiducia, nella paura appunto del futuro. Ma con questo nostro strumento vogliamo dare un contributo positivo per lo sviluppo sia delle persone che della comunità di Gran Michele. Quindi ringrazio appunto tutti i cittadini. Gran Michele in questa campagna ha visto una grande partecipazione, i cittadini hanno partecipato alle manifestazioni e poi hanno deciso. Bisogna rispettare la volontà dell'elettorato, per me è sacra la volontà dell'elettorato. Dopodiché volevo provare a fare un minimo di analisi a una settimana di distanza, un po' un'analisi più ragionata e più fredda. Come tutte le analisi sono di parte, non sono oggettive, sono sempre soggettivi. Allora, ha vinto Canzoniere con una coalizione sostanzialmente di centrodestra. Tutte le anime del centrodestra hanno sostenuto la candidatura di Canzoniere. Canzoniere prende 3.230 voti e così viene eletto. La coalizione che appoggiava Canzoniere prende 3.490 voti, quindi Canzoniere ha una ottima affermazione, però un segnale è che prende meno di... gli mancano 250 voti della sua coalizione. Luisa Di Geronimo prende 2.256 voti, mentre la coalizione civica per lo sviluppo di Gran Michele prende 3.622 voti. Quindi la prima coalizione, la coalizione che arriva per prima, è la coalizione che sostiene Luisa Di Geronimo. C'è uno scarto enorme, la coalizione prende 3.622 e Luisa Di Geronimo 2.256. Quindi è passata questa idea che la candidatura di Luisa Di Geronimo non è stata votata dalla propria coalizione. Anche qui si possono aprire mille riflessioni, ognuno fa la sua. Specchiale ha una buona affermazione, prende 1.538 voti, quasi il doppio della voti della sua lista, però non sponda. Aveva vinto anche i confronti, i dibattiti, però non riesce a sfondare e non vince. La Pitrella prende 442 voti e quindi non elegge neanche il consigliere comunale. Ecco, un'analisi che si può fare è questa: il fronte progressista a Gran Michele è più forte, ma perde perché è diviso. Malgrado abbiamo proposto le primarie, perché le primarie sono uno strumento per... dovrebbero essere uno strumento per aggregare questo centro-sinistra che ha difficoltà, questo centro progressista, diciamo, questo polo progressista che ha difficoltà ad aggregarsi. Se mettiamo insieme i voti di Specchiale, che io considero in ogni caso di area progressista, se mettiamo insieme la Pitrella, mettiamo insieme una parte preponderante della coalizione civica di sviluppo e anche un'altra parte che è dentro le liste civiche di Canzoniere, possiamo dire che a Gran Michele l'area progressista è più forte, ma è all'opposizione, tranne una piccola parte che è dentro la coalizione che appoggia Canzoniere. Quindi tutte le anime invece del centrodestra sono stati uniti e compatti nel sostenere Canzoniere e hanno vinto. Ecco, questa è una prima lettura dei dati. Per quanto riguarda il mio impegno, noi mettiamo a disposizione della città
questo strumento, la Global, il nostro blog e quindi la nostra web TV Global Community. Attraverso questo strumento daremo informazione su tutto ciò che avverrà nel Consiglio Comunale e poi lo metteremo a disposizione di tutti i cittadini che lo vogliono utilizzare. Quindi chi vuole partecipare alla vita democratica, istituzionale e civile nella nostra città, attraverso il blog, attraverso anche email, raffaelabarone@virgilio.it, può mandare contributi, idee, proposte che noi li metteremo in rete. Seguiremo i lavori del Consiglio Comunale con la nostra web TV e speriamo anche di poter creare anche dei collegamenti con altri gruppi consiliari, con altre esperienze civili, con altri mezzi di informazione per favorire il primo principio che abbiamo lanciato in questa campagna elettorale, che è la partecipazione, che è una delle parti fondamentali della democrazia. La democrazia non si limita soltanto al voto, la democrazia è partecipazione, una volta diceva una famosa canzone. Per quanto riguarda la mia posizione, porteremo in Consiglio Comunale le proposte che abbiamo lanciato in piazza, che abbiamo proposto ai cittadini. Se le nostre proposte verranno accolte, naturalmente li voteremo. Se dall'altro lato ci saranno proposte interessanti nell'interesse della collettività e della cittadinanza, io sarò il primo non solo a votarli ma a sostenerli, perché per quanto mi riguarda il mio impegno è soltanto finalizzato appunto a fare in modo che la nostra città si sviluppi. Poi attraverso la nostra TV ci piacerebbe fare un magazine che mette in mostra, che propone alla città non solo dibattiti e riflessione, ma anche fa conoscere alla città le parti più interessanti, più positive della nostra città, quello che ho visto in questa campagna elettorale. Innanzitutto le imprese, far conoscere, divulgare le imprese nostre, le imprese di Gran Michele, le imprese agricole, le imprese artigianali, le imprese dei servizi, le imprese del turismo, in modo tale che anche attraverso questo strumento possa servire da volano per lo sviluppo. Naturalmente poi quello che tutto ciò che arriverà nella nostra web TV sarà portato in Consiglio Comunale per vedere che cosa può fare il Comune per questo. E poi, come abbiamo detto nella campagna elettorale, tutto ciò che riguarda i servizi alle persone, tutto ciò che riguarda l'innovazione dei servizi, servizi domiciliari, servizi alle persone più deboli, agli anziani, ai minori, alle persone diversamente abili, saranno proposti, verranno valorizzati, presentati e se il Comune gli darà spazio li sosterremo, se no faremo una opposizione che sarà sempre un'opposizione con un pensiero critico e costruttivo. Naturalmente, come sempre in democrazia e nella vita, le cose dipendono dalle due parti. Sicuramente attraverso questo strumento, e non solo, attraverso lo strumento soprattutto istituzionale, continuerò a svolgere questo mio compito che mi è stato affidato ai cittadini. Finisco, vi saluto, spero che voi cogliate e vogliate utilizzare questo strumento. Vi invito a partecipare, non solo passivamente ma attivamente, con idee, progetti, proposte. Appunto stiamo cercando di costruire questo magazine a cui potete partecipare e questo è il principio fondamentale che noi abbiamo lanciato nella campagna elettorale: la partecipazione alla vita democratica della città.